attivo sui giornali, sono un blogger, sono uno scrittore, un autore televisivo, teatrale, ma non sono un giornalista. Essere giornalisti significa essere iscritti ad un albo e io non sono iscritto all'albo. In ogni caso scrivo da ormai 30 anni e per cui tutti i giornalisti mi considerano un collega e io li ringrazio di vero cuore. Guarda, quello che c'è da fare è tanto, peraltro le deleghe che, di cui mi occupo sono molteplici e di varia natura, nel senso che si va dalla cultura al commercio, all'artigianato e tutte le altre, insomma, soprattutto la sicurezza, la legalità, che è una cosa molto importante e anche molto inflazionata. Direi che poi ho la grande responsabilità della vicepresidenza della giunta regionale, per cui insomma sono veramente tante cose che mi sono, come dire, cadute sul capo nelle ultime 24 ore e assolutamente inattese. È un grande piacere ed è un grande onore lavorare per la mia gente, perché l'ho sempre fatto, tu mi conosci da tanti anni e sai che tante cose, sia quando vivevo fuori dalla Calabria che da quando sono rientrato, ho sempre avuto a cuore per la nostra gente, per cui intanto mi metterò a servizio totale e completo e comincerò a capire assieme ai rappresentanti di categoria per quanto riguarda il commercio, l'artigianato e poi a tutte le persone che sono impegnate nella cultura, nel mondo del teatro, le biblioteche, i musei. C'è veramente tanto su cui lavorare. La Calabria ha dei tesori immensi, poco conosciuti, anche e soprattutto dai calabresi. Io devo ringraziare Matteo Salvini, perché è lui che ha scelto me e mi ha segnalato alla Presidente Santelli. Quindi è Matteo Salvini che devo assolutamente ringraziare. Matteo ha voluto premiare una partecipazione reale, forte di questi anni, e una grande stima personale, un grande affetto amicale, e quindi lavorerò assieme a lui.